Namaste, io sono East Brave, bentornati ad un altro episodio di Super Robot Wars 2. Mi era sparito un attimo lo schermo, ma è tornato tranquillamente. Vediamo di andare avanti dove eravamo arrivati. Qua mi tocca fare così e così, perfetto. Andiamo avanti, siamo nello spazio e stiamo avvicinandoci. Vedete, abbiamo fatto la Kunpei Island e adesso stiamo andando da quella parte. Un Cyber New Type? Sì, sono persone con abilità da pilota aumentate artificialmente con farmaci e ipnoterapia. Hanno fatto questo a Rosamia, quindi i New Type sono ad esempio Amuro e tutti i piloti di Gundam o quasi, che hanno queste abilità speciali, e i Cyber New Type sono quelli invece indotti. Sembrerebbe di capire. Hanno fatto questo a Rosamia? È orribile, subiscono anche il lavaggio del cervello, come l'ha fatto a Four. Basta così, Camille, tutto bene? Sì, non ho altra scelta. Capitano, Rosamia ha lasciato la base. Cosa? Rosamia, torna indietro. Rosa, ehi, sul radar c'è un oggetto enorme. Il suo ID è Jupitris. Un'imboscata, pronti allo scontro. Cavolo, Rosamia, prendo lo Zeta Gundam. Squadra Ghetta pronta. È troppo grande, non abbiamo nessuna possibilità in uno scontro diretto. Troviamo una via d'accesso. E abbiamo l'infiltrazione di Jupitris, che è questo mega coso da infiltrare. Vediamo cosa succede. Chi mi sta chiamando? Rosamia, che succede? Torna in te. Benvenuti nella Jupitris, signori. Bastardo, chi sei? Che scimmietta arrogante. Comunque sono Papimus Scirocco, comandante dell'esercito spaziale crociato. Cari e onorevoli ospiti, desidero farvi una proposta. Voglio che diventiate parte della mia armata. Cosa? Assurdo. Siete molto più forti di quanto avessimo previsto. Il comandante Bian non lo ha notato. Sarebbe un peccato porre fine a una così bella forza combattente. Potreste unirvi a me e insieme salveremo il mondo. Basta con gli inganni. Ti sei rivolto alle persone sbagliate, signor Scirocco. Peccato, allora morirete qui. Rosamia Banham, è ora di svegliarsi. La testa. Rosamia, che succede? Rosamia, loro sono i tuoi nemici. Nemici, siete miei nemici. Rosamia, cosa fai? Siete nemici, i nemici devono morire! E quindi diventa anche lei una dei cattivi un'altra volta. Allora, intanto analizziamo un attimo la mappa, poi mi vedo un paio di cose perché non ho segnato niente di appunti, ma vorrei prepararmi un po' meglio. Quindi abbiamo dei Ganza da questa parte, abbiamo due Bound, questa volta di nuovo con Jared per l'ennesima volta, con Muarfaro dalla sua parte. Qui abbiamo un Gaymalk, che è una persona completamente nuova, che ha però il funnel da 9. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Può colpire una marea di gente. E poi qua sotto abbiamo 4 di questi, che hanno l'MP cannone ciascuno, quindi ci bersagliano da parecchio lontano. Quindi in teoria quello che vi suggerisce è di mettervi in, cioè di correre incontro a questo, ucciderlo subito e schiacciarvi tutti sopra mentre loro fanno il giro. Ed è una tattica, e che se non mi ricordo male ho usato l'altra volta. Poi qua ci sono degli Atene, che se non mi ricordo male sono straveloci e hanno anche il missile anticarro. Ci sono Rekkoa, Sara e lo stesso Scirocco. Quindi abbastanza tostina come missione, credo. Però per iniziare 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi 6, quindi vuol dire che questa sono caselle libere. Quindi quello che cercherò di fare a questo punto è cercare di andare più distante possibile, però verso il basso. Però fatemi controllare un attimo due cose sugli appunti. Quindi la tattica che voglio provare questa volta è quella di usare lo Zeta Gundam per trasformarsi, e tutti quanti per trasformarsi nella mobilità più alta possibile, e provare a scappare più in basso possibile in modo che siamo salvi. Probabilmente ci beccheremo un po' di legnate. Quanti energia avete voi? Quindi in teoria tu, se ti lascio qua e ti faccio attaccare con il 6 flash, quanta gente colpisci? 170. Ok, quindi in teoria potrei attaccare. 1, 2, 3, no. Tu ce la fai attaccare da lontano? Forma. Se ce la fai attaccare da lontano, non ce la fai attaccare da lontano, però tu ti puoi muovere qua. No, allora facciamo così. Tu puoi attaccare da lontano? Intanto trasformiamo tutti quanti e poi capiamo. Perché magari qualcuno lo attacchiamo da lontano e fine. Il Metus lo trasformiamo. Siamo senza Argama anche.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi non 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi sì, mi può beccare il Metos. Tu non puoi attaccare purtroppo. Vabbè, allora tu vai qua. Goldrake 2 va qua sotto ed è salvo. Mazinga va qua sotto. E il G-Fortress vieni qua sotto e non sei salvo neanche tu. Quindi per adesso è salvo solo il Goldrake. Vabbè. Va bene. Va bene, va bene. Facciamo pure una corsa. Ah no, è salvo anche l'F91. E a sto punto, se tu sei salvo qua, sì, evitiamo perché hai poca energia la Psybuster. Quindi facciamo un turno così semplice semplice. Vediamo cosa succede. Ma tu vai attaccare lui. Fare un turno veloce così evitiamo troppi casini. Perfetto. Ok, quindi quello che è successo in realtà è che non ho preso danni quasi a nessuno. In realtà ho preso danni il dragon e basta, perché gli altri sono tutti allontanati. Credo c'era qualcuno che aveva 300 di energia, il Metus. Ok, molto bene allora. Quindi tu cominci ad attaccare questo. Vai pure di fucile laser su questo. Semplice semplice. 160 danni. Tu fai pure l'attacco da fermo anche tu con raggio ciclonico qua. Raggio ciclonico! 160 danni, quanti te ne fa? 148, perfetto. Tu fai il tuo 6 flash che continua a fare esperienza. Boom! Ottimo, e sono 700 di esperienza, un altro livello per lui. E pian piano comincia anche a acquistare un po' di HP. Tu vieni qua. Il Getter Dragon viene qua. E probabilmente sarà una missione corta, però di parecchi turni lo stesso, cioè abbastanza tempi morti. Tu vieni qua. E lo Zeta Gundam viene qua. E poi il Metus viene qua. E curi te stessa. Perfetto. Tu hai ancora... hai 415. Ah, perché i 5 di energia sono il livello che hai fatto in più. Quello che arriva, perfetto, che non ha neanche attaccato. Bene. Vedete che gli altri in questa maniera li attiriamo a noi. È un'ottima tattica anche questa. L'altra volta avevo appunto fatto quella di rimanere lì in mezzo, però è un po' complicato perché continuano ad attaccarvi in pochissimi turni, sono sotto di voi. In questa maniera abbiamo un po' una... c'è una tattica anche in Super Robot Wars 1 in cui abbiamo questa cosa del corridoio da sfruttare, e devo dire che va bene perché gli facciamo perdere un sacco di tempo in questa maniera. Ma al tempo stesso perdiamo tempo noi, perché effettivamente ci vuole più tempo per completare la missione. Allora, tu vieni... tu quanta gittata hai, abbiamo detto? Hai gittata 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cavolo, quindi becchi già tutti. Allora, 6 flash. Così becchiamo quello vicino a noi. Anzi. Getter. Raggio Getter su questo. E non può contrattaccare. E allora uccide laser qua. 169 danni. Azione MP cannone qua. Doppio attacco? Ah ok, li abbiamo ucciso, perfetto. Azione ripara queste. Ok, 5. E stiamo ad aspettarli. Adesso vediamo chi colpisce il tizio da lontano, però. Voi venite tutti quanti addosso. Ah, tu non puoi rispondere, vabbè. Non è un problema. Saltiamo un attimino in velocità. Tu combatti, fai 145 danni. Tu attacchi da lontanissimo, il becchi il Metus. Triplo attacco, wow. Quanti danni mi fai? 190, ok, pensavo peggio. Anche tu puoi attaccare da lontanissimo. Lo Psycho G Gundam. Attacchi proprio Camille, cavolo. Tu vieni sotto, vai su di lui, ma non riesci a colpirlo. E voi state fermi. Ok. Perché non c'è spazio, perché loro stanno occupando lo spazio. Perfetto. Allora, adesso va distrutto almeno uno per poter passare e aggirarli. Quindi quello che ha meno energia è questo. Tu puoi attaccare da lontano col Fin Funnel. Quindi vai qua e randellalo.
e gli fai 185 danni, quindi dovresti riuscire ad avere forza, che è un doppio danno, e in questa maniera riusciamo con il Pain Funnel a ucciderlo. Perfetto, e uno ce lo siamo eliminati. 360 danni, perfetto, ciao. Poi, se volessi andare adesso ad attaccare quello, dovrei usare... Allora, se venissi qua con te, ti potessi far fare lo Sai Flash, vuol dire che voi dovete avere poca energia. Quindi tu vieni e vieni... Ah, ok, tu vieni e fai SP, fai valore e attacchi direttamente il tizio qua. Che hai un sacco di difesa, mi fido di te a stare abbastanza da solo qua davanti. 400 danni, bene. Sarebbe che 150 comunque, un po' tanti. Ce la fai ad andare lì, però non puoi trasformarti perché se non ce la fai, quindi vieni qua. E tu attacchi con le lame cicloniche questo. Che ha 900 di energia però. Poi, Mazinga. Mazinga può venire qua e andare di pugno atomico. 200 danni, ok. Poi il Wave Rider lo trasformiamo, lo facciamo arrivare qua e tu attacchi col fucile questo. Forse riesci ad attaccare anche doppio, sarebbe molto bello, però non è così. Il G-Fortress lo ritrasformiamo e lo piazziamo qua, così blocca la via, però bisogna ucciderli questi. Ah, ma ha schivato il 91, maledetto. No, adesso abbiamo bisogno di 240 e 400, quindi abbiamo bisogno di un raggio Getta con valore. Vogliamo fare qualcosa di decente, quindi tu vieni qua e prova il tuo raggio Gettar. 73? No. Tomahawk? 100%. Ok, il danno che mi serve, perfetto. Poi, questo ha ancora 200 di energia, quindi tu... Zeta Gundam, devi fare l'uccisione, e se non la fai tu la farà il tuo collega vicino. 171, bene. Quindi adesso il Psybuster deve fare l'uccisione, quindi il Psybuster possiamo muoverlo qua e fargli fare Psy Flash. Capisci tutto, questo muore. Boh, 200 di esperienza solo. Il Metus, e adesso dobbiamo vedere come sono messe le altre unità. Il Metus gli conviene curare lo Zeta Gundam. Quindi il Metus lo spostiamo qua. Facciamo curare lo Zeta, anche se probabilmente si sacrifica. Anzi, unità. Lo Z e il Metus, l'F91, Goldrake vanno tutti curati. Allora usiamo adesso amore, preghiera, amore. Che è un full heal per tutti, quindi ok. E tu allora vieni qui, così blocchiamo il possibile attacco su Psybuster? Sì, ci sta. Vai. Probabilmente ti legneranno tantissimo, almeno il Psybuster è tranquillo. Ah, paio di forze nemici. Però non dovrebbe essere un grosso problema. Però sono tre grossetti, sono i cose che conosciamo. Tu attacchi... Ok. Strano. Strano che mi attaccano giù Dao così. Vabbè. Questo mi attacca lui, perfetto, che così è anche bloccato.
abbiamo schivato, perfetto. Voi non potete fare niente, quindi. Ah, li abbiamo fregati con sta cosa del fatto che ci possiamo mettere in posizione e bloccare questo corridoio. Bene, quindi tu hai ancora 500 di energia, ti becchi un altro colpaccio in faccia di laserone da 141. Poi il Metus lo spostiamo da lì, però prima spostiamo te in avanti e tu vai di 6 flash. Capisci tutto? Sì, sì, Termopili all'ennesima potenza, guarda. Boom! Boom! 62 di esperienza, ok. Va bene. E quindi, poi abbiamo... Proviamo ad andare con Camille. Non possiamo fare parla, no? A questo punto devo di fucilata laser. Anche se tua sorella. Vi chiamo 180, però tu puoi attaccare due volte. Perfetto. Goldrake sta ancora molto bene perché le ho fatto sistemare le cose. Quindi tu fai forma, ti ritrasformi in Goldrake normale, Grandizer, boomerang elettronici. Spapam! 152, hai danno doppio? Forza! Ciao ciao! Ciao! Il nostro Goldrake sale a livello 29. Poi ZZ vieni qua sopra e vai di... Beh, ce la fai... Quanta energia ha? 280. Hai forza anche tu? Sì. Dovrebbe bastare allora fare contrattacco qua e giù di mega fucile. Rispondi? No. Ah. Bravo Judao. E adesso bisogna attaccare questi perché c'è Jared per l'ennesima volta. Quindi quello lo possiamo attaccare. SP. No, abbiamo stima e basta. Quindi a questo punto andiamo di raggio Getta in faccia. Da 800 ancora di energia. Quindi sarà ancora un po' di lavoraccio. Il Mazinga viene qua. E a sto punto vediamo come se tu hai 400 tu vai curato, fai azione, ripara questo, perfetto, abbiamo fatto il nostro contrattacco e adesso vediamo cosa succede. Tu attacchi Mazinga e Getter, altri 200 di energia, no, ma schivato anche tu, bene, fatti sotto, muori. Muove tantissimo quello lì, no? Però adesso cominciano ad arrivare anche i cavalieri da sta parte. Molta calma, i loro tre stanno ancora là fermi. Ma adesso noi facciamo un altro bel Psy Flash. 170, 140, 140. Poi tu, Pin Funnel e questo. Forse anche andiamo di forza? Fin funnel qua, attacco forse attacco doppio e anche raddoppiato di potenza. 300, no, ok, un attacco singolo. Tu devi spostarti da qua. Tu quanta energia hai adesso? 199, quindi in teoria pugno atomico dovrebbe bastare. Sì. Ciao Mazinga livello 25. Di 25, sì. Ok, tu hai 400 di energia, tu hai 500 di energia. SP non ne hai. SP hai valore anche tu eventualmente, però non so neanche se fartelo usare. Tu adesso puoi andare qua e fare il fucile laser su questo. Sai che dobbiamo concentrarci su uno di due e basta. Andiamo di raggio Getter. Proviamo il raggio Getter. 90% di colpire.
Ah, no. Giudau. Possiamo ancora fare due attacchi corpo a corpo qua, quindi a questo punto facciamoli. Quindi tu vai di mega fucile qua e fai 150. Ok, dai, ci siamo. Meno Jared, ce lo leviamo dalle scatole. Tu vieni qua e vai tu con il boomerang. Ok, adesso bisogna fare 150 danni, quindi provaci tu, visto che è il tuo rivale Camille, provaci tu a sparargli da lontano col Fortress, col Wave Rider in realtà. 170, grande, non può essere, tu sarai livello 28, è eliminato. 300 200 200, quindi tu vieni qua a curare Judau, ripara Judau. Adesso dobbiamo sperare, andiamo di coma così più preciso. 180 danni, perfetto. Aia! Ah, no, non possiamo attaccare con te. Ma tu devi, più che altro tu devi curare il Getter allora, se no il Getter non può fare un cavolo. Tomahawk qua, 180, tu ti becchi un colpo da 140. Ok, prossimo turno tu decidi di attaccare. Oh, ok, bene, 120 danni, però ti becchi un attacco da 120. Questi arrivano e adesso è abbastanza, se non ci sono altri grossi cambiamenti direi che più o meno siamo a cavallo. Fin funnel, potrò poi attaccarmi, abbiamo messo all'angolo. 152, perfetto, anche a muro kill steel dopo che era accerchiato il mondo. Tu vieni qua. Che movimento avete voi? 1, 2, 3, 4, 5. Tranquillo. Zeta Gundam, vieni qua. Il problema è che sono tutti uniti. Vieni qua. Vieni qua. Tu vieni qua. Vieni qua. 1, 2, 3, 4, 5. Facciamo che ci mettiamo qua con te. Così almeno uno ti attacca eventualmente. E tu hai anche un po' di difesa. Sì, non sei proprio messo benissimo in realtà, però. Va bene. E azione, ripara il Gundam. Avanti. Mi forti? In quella maniera possiamo fare anche un po' di Termopili di nuovo in questa zona. 45 danni e tu rispondi Gadangada. E purtroppo così non possiamo più fare le Termopili, però almeno abbiamo questo muro da poter sfruttare. Allora, tu continua con fucile laser su questo. A questo punto concentriamoci a distruggerne uno. Tu hai attacchi, però tu puoi venire qua e curi, azione, ripara lui. Perfetto. Tu puoi venire qua e attaccare con la zucchetta questo. Ok, tu puoi venire, ok, ripeto qua, azione boomerang qua. Ancora danni? Sì. ZZ qua sopra. Mega fucile. E non riusciamo a ucciderli, però almeno un po' di danni li facciamo. Tu non stai proprio benissimissimo. Qua abbiamo lasciato te indietro. Ok, allora salva un attimo, vediamo un attimo chi può fare ancora cosa. Tu hai il Wave Rider, tu puoi fare un po' di danno sparso, quindi tu ti infili qua dentro e fai un side flash.
Detto questo, tu hai 200 di energia, tu hai 300 e tu hai 700. Quindi adesso bisogna che facciamo tipo, valore, triplo e andiamo di spada diabolica qua. Dovrebbe essere abbastanza precisa e al tempo stesso fare un sacco di danno. Urca, 400. No, allora tu hai questo da usare qua sopra. Valore. Allora tu usi questo valore qua. Provo a usare il pugno atomico. Pugno atomico! 600 danni. Bravissimo. Il Wave Rider. Dobbiamo fare 200 danni. Hai un valore qua. Il Wave Rider possiamo usarlo per fargli fare l'MP cannone qua. E così eliminiamo il secondo. E adesso manca il terzo da eliminare. Chi ha intenzione di attaccare? Ah, vabbè. In teoria è anche messo abbastanza bene, quindi. Penso che adesso lo possiamo curare. Ok. Detto questo, tu vieni direttamente di qua. Tu fai il tuo safe flash da qua, magari. Che sei già proteso verso l'avversario. Energia hai 400, andiamo di pugno atomico 100, 96 danni. Caldrake, tuo boomerang, tappara. Ok, 23 di energia, posso decidere chi fa, farà il colpo fatale. Andiamo a vedere un attimo le unità, chi ha bisogno di livellare. Ha bisogno di livellare il Metus. Proviamo? Proviamo a livellare col Metus? No, giusto. Non può attaccare. Forma? Perché ha bisogno di essere in questa forma per attaccare. Proviamo a far attaccare il Metus, vediamo se ci dà un po' di esperienza. Spada! Zot. 100 danni. 2000 di esperienza, lei sale a livello 22. Bravissimo. Ok, tutti verso il fine. Tutti verso il fondo. La caveremo contro gli ultimi? Adesso ci stiamo avvicinando. Forza! Stanno sempre fermi. Che cosa avete di attacchi voi? Avete il cannone spargi MP e il missile anticarro da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi in realtà colpiscono bello lontano. Vabbè, cominciamo a avvicinarsi allora. Tu vieni qua. Tu vieni qua sopra. Se riuscissi a farli muovere, ma non credo si muoveranno per un bel po'. Posso prendermi un po' di tempo col Metus per curare il mondo se volessi. Che purtroppo non ho neanche una nave, insomma, per poterli curare. Perfetto, tu vieni qua, tu vieni sopra. Muoviti anche tu, Wave Rider. E muoviti anche tu, Caldrake. Uffa robo. Tutti fermi. Va bene. Allora, Wave Rider. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi vuol dire che questa e questa. Quindi vuol dire che questa casella è disponibile. Tu vieni qua. Getter, devi essere curato. Tu devi essere curato, sì. Qua. Spybuster, vieni qua. Il new lo mettiamo qua. E se adesso si muovono posso anche contrattaccare, ma... che non vada in mezzo, insomma, al fuoco nemico, che proprio adesso non ci vuole. Il problema è che tu sei molto indietro ancora, quindi prova a trasformarti in modo che vai un po' più avanti e dovresti riuscire a curare qualcosa te stessa in questo caso. Va bene,
Avanti. E fermi ancora? Va bene. No problem. Qui dobbiamo curare di voi. Curiamo il F91. E adesso cominciamo ad andargli sotto. Ripara. Aldrake, fatti avanti anche tu. Tu vieni almeno qua. E tra poco partiamo. Allora, tu sei al massimo dell'energia, quindi ti ritrasformo e ti mando sotto intanto. Uno. Azione. Fucile laser. No, no, proprio non si muovono. Il problema è che mi fanno 200 danni alla volta. L'F91 ha... no, non ha niente, quindi a questo punto tu vieni qua sopra e attacchi col fucile laser lui. Fatemi vedere, l'obiettivo è uccidere tutti o uccidere il capo? Ah, meta. Battere i nemici. Ok, tu vieni. Tu hai un SP? No. E stima che però non serve tanto adesso. Azioni, raggio getter qua. Ah! Tomahawk. Ok. Ciao getter. Ciao getter. Ho appena salvato tra l'altro, quindi vabbè. Ciao getter, tu vieni qua sopra. Tu hai bisogno di cura però, quindi tu vai a curarlo anche se rischi la vita. Tu non hai più SP immagino, no. Ma tu vieni qua e fai ripara su di lui. Una zinga da 700 di energia tranquillamente può andare qua. Il New Gundam lo spostiamo qua. Il Goldrake vieni qua. E a questo punto muoviamo il Psybuster in mezzo al casino e gli facciamo fare il Psyflash. Perfetto. Vediamo chi sopravvive. Ah, vado ad attaccarmi il Metus. Va bene, 100% sul Metus. 290 danni, però 60 danni li rifacciamo. Ciao Metus, è stato bello. Quindi niente più cure. Tu che attacchi? Ah, sai, basta. Va bene. 269 danni. Questo è il side flash di risposta. Ok, pensavo molto peggio. Allora, tu continua con... Hai un SP... Hai mosse, hai anche risana. Allora, tu fai risana. Così ti curi e fai un altro 6 flash. Anzi, aspettate un attimo. Risana va bene. Quindi fai SP, risana. Che altro volevo vedere? Questo c'ha 180 di energia. Quindi se io lo colpissi... Tu hai già fatto il tuo SP? No, sì. Allora tu fai SP, fin funnel su questo. Mi interessa provare a sconfiggere col 6 basta per fare ancora più livelli. 155, tutti becchi un danno ed è da 250. Lo ZZ adesso vediamo di usarlo. Il Goldrake vieni qua. Mi fai il raggio antigravità su di lui allora. Perfetto, c'ha 18 di energia. Forse anche un pelo troppo poco. Però in realtà va bene così, dai. SP, tu hai tempra, quindi fai tempra, così hai danni dimezzati e vieni qua e attacchi di brutto col pugno atomico questo. 190, perfetto, dovrei riuscire a sconfiggere anche due. Tutto va bene. Perché c'è ancora la ZZ Gundam che può venire qua e attaccare col mega fucile questo e fare 160? 160. Qualcosina ancora. Forza. Danni raddoppiati. 160 però aveva 400 di energia. No, non mi ricordo quant'era. Però adesso vediamo. 324, perfetto.
becchi un colpo, però adesso se facciamo... Quanta energia hai tu? 500. SP non ne hai. SP non ne hai, però proviamo lo stesso. Con lo Z Gundam ad andare qua e fare uscire laser su di lui. 127 danni. Ci siamo. Un sacco di danni. Azione, fucile laser qua. Ah, schivato. Malissimo. A questo punto tu vieni qua e fai Sai Flash. Ne colpisci almeno due che distruggi. Vediamo quanta esperienza è. 11.000 di esperienza. Livello 33 per Sai Buster in un attimo. Sai Buster è diventato... in realtà le sue armi non è che siano tantissime, ma ha fatto un casino di... Non so quanti livelli abbia fatto, ma... 6 livelli in un colpo, una roba del genere. Ciao ciao Z. E adesso proviamo a fargli sconfiggere anche il... anche questo. Quindi tu vai di Fin Funnel. Zop. 150 danni, tu rispondi col missilone. Il missilone fa 250 danni ogni volta. E vai di 6 flash anche qua. Boom. Ottimo, tutti e tre i nemici. E 6.000 solo di, per lui. Quindi livello 36. Da 33 a 36. Quindi credo fosse tipo livello 24. Una roba del genere. Abbiamo fatto diventare il 6 Flash incredibilmente forte. Il 6 Buster è incredibilmente forte. Siete forti come credevo, ma ora dovete essere anche veloci. La colonia L6 sta lanciando un solo array verso la vostra base Pompeii Island. Dovete correre se volete evitare un disastro. Cosa? Un solo array? Stai scherzando? Controlla se non ci credi. Addio! Ehi, aspetta. Andato. Scirocco avrà detto la verità? Vuole utilizzarci, quindi non credo che stesse mentendo. Usarci in che senso? Se indeboliamo i DC sarà nella posizione perfetta per prenderne il controllo. Quindi quando facciamo del nostro meglio per sconfiggere i DC lo stiamo aiutando? È molto irritante. Sono d'accordo, ma non possiamo non combattere i DC. Dobbiamo tornare nella Nailar Gamma per pianificare la nostra prossima mossa. E quindi torneremo nella Nailar Gamma per il prossimo episodio. Abbiamo perso Getter, Metus e Z Gundam. Vedete che il Getter costa anche un pochino. Però il Metus non costa un cavolo in realtà. Però bene bene bene, abbiamo finito un'altra missione, i soldi tanto non li sto usando per nient'altro, quindi in realtà è molto facile da questo punto di vista. Ci vediamo al prossimo episodio, livello 16, io sono Maestro Brave, grazie per la visione. Namaste!